La sofferenza dietro. È stata dura. Un gran punto. È stato un punto d'oro guadagnato sì, con la fatica e anche un po' di fortuna, però lo sapevamo che sarebbe stata dura perché comunque l'Albino Lecce è una squadra che corre e non rispecchia assolutamente la classifica che ha, lo sapevamo. Poi noi avendo avuto un giorno in meno di recupero, poi venendo da un periodo in cui tra gli infortuni comunque il poco recupero, sapevamo che era una partita difficilissima. Secondo me abbiamo ottenuto il massimo. Con tanto aiuto di Pegorino. Poi anche attraverso alla fine ci ha aiutato e un po' ci abbiamo messo del nostro, un po' la fortuna, abbiamo portato a casa il massimo in questa partita. Sta crescendo, sta coi chili dopo un primo periodo di ambientamento. Grazie, cerco di dare il massimo sempre, delle volte ci riesco, delle volte no. All'inizio un po' conoscere i ragazzi, l'ambiente, tutto, e piano piano va sempre meglio, ci conosciamo sempre di più. Io l'ho vista bene, sì, non rispecchia assolutamente la classifica che ha. Sì, sei arrivati quinti l'anno scorso. Sì, però cioè io penso che sia oggettivo che hanno fatto una grande partita. A Rimini ho visto dei pezzi di partita, meritavano anche lì. È un momento che non gira, però assolutamente bisogna fargli i complimenti per come hanno interpretato la partita. Senta, Staffagni, è sbagliato il mio concetto che quello che aveva più problemi stava Sibilli? No, ha ragione. Secondo me Sibilli è un bel giocatore, lo conosco, ci ho giocato insieme. È fastidioso perché è veloce, è tecnico, è una spina nel fianco. Grazie. Si merita, secondo me, cioè io ho visti bene, adesso questa cosa che non si fa gol, così non va a momenti il calcio, sempre così. Però hanno fatto una grande partita e secondo me Sibilli è un bel giocatore. Grazie. Prego. Come stai messo tu? Perché è un po' che non stai... Stai acciaccato, diciamo. Un pochino il ginocchio, sì, è da 2-3 settimane da Triestina che ho preso un fastidio al ginocchio, un po' gonfio, un po' si sgonfia, un po' si rigonfia, quindi è un po' a stringere i denti, però anche gli infortuni, le partite ravvicinate, si stringe i denti e si cerca di portare avanti i risultati.